Savona News incontra oggi l'assessore Maria Ester Terragno Canonero, che ha la delega ai servizi sociali presso il comune di Borghetto Santo Spirito. E siamo qui presso la residenza Sestante per una bellissima iniziativa. Ne vogliamo parlare? Sicuramente, salve a tutti. Diciamo che questa non è un'iniziativa che nasce così, è il proseguimento di un'iniziativa, perché il comune di Borghetto vuole essere vicino a tutto quello che sono le tematiche, le problematiche nel sociale, e essere vicino anche a quelle che sono le classi, tra virgolette, le categorie un pochino più fragili, più deboli, quali gli anziani e i disabili in questo caso. Diciamo che il comune di Borghetto sta cercando, nonostante le sue problematiche, soprattutto di tipo economico, di fare e di essere presente il più possibile. E oggi siamo qui per un evento che si chiama Un gelato in compagnia. Sì, certo, questo non è un evento fino a se stesso, oramai è una tradizione, come si sa, è già stato fatto e continueremo a ripeterlo, perché è un momento di incontro, un momento di allegria importante e atteso dagli ospiti appunto della struttura. Ma sappiamo che i servizi sociali, chiusa questa esperienza, hanno già in programma altre iniziative nel corso dell'anno e anche dell'anno prossimo. Sì, certo, noi continueremo con quello che sono due progetti che già ho iniziato l'anno scorso, appena ci siamo insediati, che sono due progetti rivolti primo agli anziani, e prende proprio il nome di Progetto Anziani, con una serie di iniziative che poi verranno pubblicizzate, verrà data la data corretta. E il progetto Crescere Insieme, che invece è un progetto rivolto ai, diciamo, dai bambini e più giovani, che si esplica con degli eventi all'asilo nido che abbiamo già fatto, e poi si esplica e soprattutto viene fatto in collaborazione con l'assessore Cinzia Vacca, che è l'assessore alla pubblica istruzione e alle manifestazioni.